Stiamo per partire per un viaggio assurdo, ma c'è un problema enorme. L'aereo parte da Milano tra pochissime ore. Ferro è bloccato a Brescia e i treni per Milano sono cancellati. Mi hanno appena soppresso il treno per arrivare a Milano. Cosa faccio, ragazzi? Cosa faccio? Qualcuno me lo dica, per favore. Una volta che vado, cosa ci devo fare? Ma guardate qua, chi cavolo è arrivato, il salvatore divino, il salvatore della patria. No, no, questo non è vero. Dimmi se è vero oppure no. Fermo. Il salvatore della Madonna. Adesso ti faccio venire la ruggine. No. La ruggine, fra la ruggine. Allora, sei di te. Tra 5 ore abbiamo il volo e adesso vediamo la nostra camera per stanotte. Raga, sto per un 4 stelle, cioè non dovrebbe essere male. Allora, facciamo così, entriamo prima noi e vediamo la nostra reazione. Vai. L'apertura della porta è con la guidata. Wait, non fra mi stai chiusando. In realtà è bella veramente, vieni. Adesso sono curioso. Fai vedere. Minchia, ma è fighissima. Bro. Bro, come due letti? Oh, spacca. Peccato che comunque ci dormiremo tipo 2 ore. Abbiamo il volo alle 5 del mattino. Meraviglio, però come, ma mi lasci poi le valigie con È vero, le valigie. Io ho scelto il letto. Secondo voi perché ho preso il giubbino verde? Bro, ma quanto sei mecciato. Sei troppo mecciato. Che motivi siete presi il letto? Io dove cazzo? Bro, fai un barabacci cicocò. Quello che capiti, capiti. Beh, ho una mossa. Testa, croce. Testa, croce. Ok, vai, easy. Ehi, hey, Siri, lancia una moneta. Il mio è croce, È uscito croce. Oh, vieni qui, amore. Raga, ferro. Dalla stanza, gli dobbiamo fare uno scherzo fuori di testa. Allora, prima di tutto vai fuori e controlla se lì deve essere andato via. Raga, voi non ne avete idea di che cosa ho portato in valigia, raga. Voi non ne avete idea. Bro, sei pronto? Vai. Sei pronto? Raga, sapete cosa ci faccio con questo? Lo nascondo nel suo zaino. E domani, quando vi faranno togliere le cose dallo zaino, i controlli aeroportuali, ci sarà questo dentro. Alle 10:50 di sera ci prendiamo una lasagna e la pizza. Che pazzi. Mi passi il telefono, per favore. Mentre Ferro era dentro alla cabina a farsi la fototessera per il documento, io ho approfittato subito del momento e io ho messo il cazzo gigante all'interno dello zaino. Allora, apri lo zaino, leva il Mac e tutto. Appoggio lo zaino lì, leva il Mac e tutto quello che c'è dentro. Apri. Prova a pensare che ho pensato di persona. Complimenti veramente. Bro, è stato uno scherzo fighissimo. Bro, ma te lo saresti mai aspettato? No, onesto, te lo saresti mai aspettato? Ma ti pare che me lo sarei aspettato? Refe sta per affrontare la sua paura del volo. Ha paura solo del decollo. Il resto va tutto bene, anche l'atterraggio. Ma ragazzi, si sta cagando addosso. L'aereo non è che mi convinca troppo. Sì, l'aereo, raga, cioè, io non ho mai visto una roba del genere. Vi giuro, è buiissimo, non c'è una luce. Solo un motore, ragazzi. Solo un motore. Ah, sta iniziando, guarda, mi sta iniziando a agitare. Questo, ragazzi, è il mio primo volo e sono meno agitato di Refe. Questa cosa, ragazzi, è preoccupante, c'è paura. Siamo sul suolo egizio, i miei capelli non sono più in ordine, raga, è successo di tutto. All'aeroporto ci hanno fatto dei controlli fuori di testa, ci hanno chiesto vita, morte, miracoli dove stavamo andando. Raga, gli hanno distrutto la valigia, Ferro. Guarda che roba, raga, gli hanno devastato la valigia. Adesso abbiamo fatto il numero egiziano, ma internet, raga, non funziona, non riesco neanche a chiamare a casa. Bro, dove cazzo l'ha messa la mia valigia? Raga, secondo me non arrivo a casa con la valigia. Siamo qui con il fenomeno, il nostro tassista che ha caricato la mia valigia sul tettuccio e ci stiamo incamminando verso la casa. Guarda che aria egiziana, guarda che mood egiziano. Ma wait, raga, io sono curioso. Shit, bro. Ok, non vi faccio vedere altro, questo lo vedrete nel tour della casa. Raga, è fuori di testa, ve lo giuro. Bro, I think there is a little bit problem because I don't find my backpack. Raga, dove cazzo? Ragazzi, all'interno del mio zaino c'era una cosa importantissima: il passaporto. Se non l'avessi recuperato sarei rimasto a Sharm el-Sheikh. Te secondo me non hai proprio idea di che cosa è successo oggi. Ma questo lo vedrete in un altro video. Ci andavo a mangiare una bella pizza. Bro, spaghetti, aglio, olio. Raga, io la pizza non so. Allora, comunque il prezzo non sono 140 euro, sono 140 diviso 32. Quindi, bro, niente, zero, raga. Zero. Una margherita, bro, 90 fatto 32, 3 euro. Meno di 3 euro.
forno. Cioè, praticamente, raga, Sharm El Sheikh te regalano le cose. È incredibile. È arrivata la focaccia. E solo la focaccia pagata tipo 2 euro è grossa quanto mezzo tavolo. Raga, buongiorno. Io mi sono appena svegliato perché questa notte avevo dormito ben un'ora sull'aereo. Cosa avete fatto nel frattempo? Che io sono morto. Io ho lavorato, bro. Lui ha lavorato. Cazzata! E dopo il risveglio direi che è arrivato il momento di andare a vedere la piscina illuminata. Shit, bro. Raga, quella è una party boat. No, fighissimo, c'è la musica. Oddio, ma qui se cadi... Porco Diaz, raga, ma è altissimo. Ma non è recintato, è altissimo. Raga, ma questa è la morte, figa. Qui stiamo assistendo alla morte. Raga, ma ancora possibile che pregano? Oh, sono arabi. Sono tipo 3 ore che stanno pregando e non si fermano mai. Raga, noi siamo chiusi fuori casa, il proprietario non si apre. Stiamo sentendo uno che prega di fianco a casa nostra, che è dove abita lui. Siamo convinti che il proprietario di casa stia pregando in questo momento e non si apre. Raga, siamo cioè praticamente non possiamo uscire. Stiamo andando a fare la spesa e abbiamo trovato questo supermercato dietro casa. Il problema è che dalla zona non ci ispira molta fiducia. Allora, non so per quale motivo non ci ispiri fiducia, però da qui proprio non ci ispira fiducia. Non è il top. Adesso procediamo ad andare in altri. Sì, farmacia, fra, se tu vuoi comprare un farmaco lì dentro, secondo me torni più storto di prima. Abbiamo provato ad entrare in un negozio e, raga, questa cosa la vedrete in un altro video perché siamo finiti nelle favelas di Sharm El Sheikh. Raga, casa nostra è qui, Che cosa fanno questi? Questi pullappano casa, raga. Raga, ci stanno pullappando casa, what the fuck. Guardali, ci pullappano. No, bro, ma davvero ci pullappano? Finora stavo scherzando, ma questi ci pullappano davvero. No, fra, ma te sei stupido. No. No, bro, io ti avevo detto di non chiudere. Mi hai detto chiudi questa porta. No, frate, tu hai veramente chiuso casa. Tu c'hai veramente chiuso fuori casa, ragazzi. Fra. No, fra, dai, non ci posso credere. No, raga, assurdo. Ragazzi, c'è una possibilità. Giorgio. Frate, chiamalo. Frate, chiamalo, Giorgio. Cosa devo entrare in casa? Sto bussando. Bro, ma sei sicuro che questo qui è il lato di George? Raga, ma non è il lato di George, cioè... Bro, lo provo a richiamare, non mi ha risposto per 2 ore di fila. Siamo chiusi fuori casa, senza un taxi, senza cibo. Ho fame, sono stanchissimo, assurdo. Ti ho capito che se George adesso non mi risponde, se George non mi risponde, tu dormi in piscina in sfondo alla porta. No, la cosa... Allora, tu devi pregare che George risponda. Raga, preghiamo che risponda. Ti prego, George. Raga, dai, George. Prego, George. Bro, ti prego, bro. No, fra. No, fra non risponde. Aspetta, ma sono le 7, pensavo fosse mezzanotte. Ma che in culo? Cioè, inutile proprio, stai, eh? Hi, guys. No, se tu hai le chiavi di casa, fra. Voi volete entrare nella sua cosa? Voi volete entrare in casa? No, no, fra, se tu hai le chiavi di casa, ti giuro, tanto di quei coppini. Te lo giuro, che ti devi coprire, porco Dio. Sarebbero? Dai. Gira. Ok, no. Ok. Ammazza lo stronzo! Cioè, voi pensavate veramente che mi avessi chiuso fuori senza le chiavi? Ma dove cazzo li vedi, ragazzi? Cioè, questo è doppio angolo! Aspetta, fermi! È doppio angolo! Bro! Vi dico solo che abbiamo trovato un ristorante vicino a casa, ma c'è un gatto sulla mia sedia. Ma che cazzo? No, raga, cosa ho ordinato, bro? Cos'è sta roba? Raga, è una crepe con dentro di tutto. Voglio sottolineare una cosa, l'abbiamo presa in un altro posto e ce l'hanno portata in un altro ristorante. È vero, questa è la crepe di un altro ristorante. Come in our house, because there is a little bit of a problem. Yeah, we hear strange, come si dice odore? Strange smell. Can you hear the smell? George, I think I found the problem. George, yes? Come here, George. I think it's from here. It can be. Yeah, because the smell is here. Not from here. Bro, ma levalo dal frigo quel pollo. I don't know, George. I think your meat. Yeah. I think this. Yes. Ok, vediamolo, bro. Sì. Outside. Yeah. Ok, thank you. Surreale quello che è successo. Sai com'è finita la storia? Con Giorgio che porta 2 polli scaduti presi dal nostro frigo fuori nel bidone. What? Che cazzo? 3 euro sono dei croissant. Sì, fra, dai, rimettili a posto, per favore. Cos'è sta roba? Io farei una bella roba, raga, dividiamoci. Io vado per la pasta. Te vai per la carne, che ti vedo bello ferrato. E io, bro, te bro hai trovato i cornetti da 3 euro, quindi secondo me è meglio che stai fermo.
La corsia della vita ho trovato. Raga, le penne, meno di un euro un chilo di pasta, non è male. Ora il problema sono i sughi. Oh cazzo, raga, ho trovato i condimenti della pasta, speravo di non trovarli mai. No, cos'è sta roba? Tomato, pure. Ah, questo sarebbe il purè di pomodoro. No, raga, spero abbiano altri condimenti di pasta perché vi giuro sto impazzendo. Do you know if there are other like things to get with the pasta? No. Only tomato. No, only. Figa. Raga, assurdo. Però prendiamo questa, dai, fammi seri. Io sono libito, sto guardando, c'è un reparto solo pasta e solo pomodoro. Ma è assurdo, ma infatti è assurdo, cioè, raga. Ma è assurdo. Cioè, raga, ma non ditemi che questo è tutto olio. Questo è tutto. Ma what, bro? Ragazzi, meno di un euro sti cose che costano €1,50 l'uno. Oh shit, c'hai ragione. Vai, prendi. Nostri. Ok, raga, frutta. Allora, bro, prima di tutto stiamo lontani da questa corsia qui. Cos'è sta roba? Cos'è questo? Fra, c'è o una banana scaduta o una banana ancora matura. Ma che cazzo, non c'è una via di mezzo. Cioè, fra, io non capisco che sono buone. 153 pound. Quanto è? 5, però vabbè, 5 comunque euro. Poco. Basta, quante banane hai preso? Bro, io prenderei il formaggio insieme alla carne. Ah, per la pasta, raga. Figa, per la pasta fondamentale. Bro, serve che gli scrivi sul traduttore formaggio grattugiato. Ok. Brother, can I ask you if you have this for the pasta? Formaggio, grana. Yes, I have grana and parmigiano, but... Parmigiano, yeah, parmigiano. Do you have this to... You don't sell it. Raga, vado a cercare roba per grattugiare il formaggio. How did you call the thing to... How you know? Is there... How you know? Ok, bro. How you know? Raga, dobbiamo andare da uno e chiedergli. How you know? How you ma? Come credo? How you ma? Sì, no. How you know? How you ma? Porco di essere, è già un disastro. How you know? Bro, you know? Things to move with formaggio. Thing to formaggio. Parmigiano. Ok. In tutto questo il nostro taxi è ancora fuori che ci aspetta. Chissà cosa sta facendo. Non ci credo. Il tipo è rimasto lì ad aspettarci, raga. È rimasto lì. Non ci credo. Yo man, sorry for the delay. Good. Perfect. Ciao ragazzi, io me ne vado con lui. Mi sta rapendo. No, ok, questa storia è assurda. Volevamo un'auto e l'abbiamo presa illegalmente. Il problema è che alla fine della vacanza ci ha scoperto la polizia. Ma non vi spoilerò niente. Lo vedrete in un altro video. Abbiamo rentato una macchina. Ma la domanda è: ma si può andare in questa raga, strada? Raga, ma che cazzo. Raga, questo è dove sto andando con la nuova macchina affittata. Qui stanno facendo i lavori. Siamo sulla parte di strada in cui secondo me proprio non sarebbe il top andarci. Dopo quella strada, diretti al Mac. Vediamo un pochettino cosa troviamo. Bro, non sembra male. Ah, che lei ha scritto a McChicken menu and zero, cola zero, 6 McNuggets. Perfect. Porco di cavolo, mi sono fatto malissimo. L'ho sentita. Raga, mi sono fatto malissimo. Perché io pensavo che i sedili, raga, fossero fatti tipo quelli del Mac morbidi. Invece un pezzo di legno. Cioè, voi mi state dicendo che quella lì è la mascotte del McDonald's anche in Italia? Sì, vedi che in Italia non la mettono più perché spaventava i bambini e scappavano dal Mac. Bro, ma ci credo, ma cos'è quella roba, raga? Ma state scherzando? Il bro è arrivato. Guardalo come è fiero. Top. Let's go, bro. Non sembra male. Cindy Nuggets. No, bro. Not bad, raga. Ma come, raga? Queste qui sono le palle del porco. Quanto abbiamo pagato? 201. 201? Fra, sono 6 euro. No, raga, ma stai 6 euro tutto. Cioè, raga, ma davvero? Ma qui pranzo e cena, 10 euro abbiamo fatto la giornata. No, assurdo. Anzi, è anche costoso il Mac, perché ieri quando abbiamo pagato 6 euro. Ieri 3 euro, bro. Ieri 3 euro. 3 euro, c'hai capito? Fra, le prese del culo. Fermo, aspetta. Questo qui è il mio nuovo canale, quindi mi raccomando, iscriviti per non perderti tutti i nuovi video. Mi regge in due l'amaca? Sì, fra, tranquillo. Porco Diaz, bro, l'abbiamo sfondata. L'hai sfondata? Io. Non eravamo in due. L'avete sfondata. Bro, si è spaccata la catena. Ah, ma aspetta, no. Ma no, sì. No, bro, non è semplicemente uscita. No, al contrario. Ragazzi, ma più che altro avete piegato il ferro. Quindi ripieghiamolo al contrario. Ragazzi, in questo sì, facile. Non è facile. Dammi. Raga, la mettete e non ci sediamo più sopra. Esatto, la voglio solo mettere. E la prima persona che viene muore. Porco Diaz, raga. La prima persona che viene qui, raga, schiatta. Madonna. Raga, fermi, ce l'ho, bro. Allora, basta che non ci appoggi peso. Perché il primo che va qui sopra, raga, perde 1000 euro per l'ospedale. Ce l'ho. No, ma ce l'ho. Fermi, bro. Buoni.
Non toccatela. Oh, sapete che è subo per uno sputo, eh. Allora, raga, io ve lo per dico. Io mi sento in colpa. Se Giorgio domani, poverello, viene qua sopra per sbaglio per farsi una riposata sulla mano. No, raga, raga, lo ammazziamo. E questo vuol dire andare in vacanza con Capitan Blazer. Girare a Sharm el Sheikh in macchina, bro, è un altro pianeta. Sì, ma io non so se si vede la mia faccia, se mi si vede lì dietro. Ragazzi, io sono così tutto il tempo. Sono traumatizzatissimo. Bro, saprei investire un cane. Bro. Guarda che c'è ancora. Bro. Bro. Bro, mi vado forte, basta. Bro, è vivo. Raga, queste sono le favelas. Voi avete capito? I cani sono maranza, raga. Madonna. Qua la gente, quando tu hai le luci, non gli abbaglianti, bro, le luci. Le luci normali. Cioè, ti fanno gli abbaglianti per farti togliere la luce. È assurda sta cosa. Tra l'altro, dai. In mezzo, bro, cioè in mezzo. Ci credo, raga. Ragazzi, io ve l'ho detto, cioè questa zona qua è il terzo mondo. Guarda questo qua come guida. Bro, guarda questo qua. Questo sta in mezzo alla strada. In mezzo alla strada. Guardate che posto, ragazzi. Guardate che posto. Assurdo, raga. Questo è abbandonatissimo. Guarda questo. Frate, ma è folle. Ma qua stanno in mezzo alla strada. Ragazzi, ma qua da bambino ti insegnano come attraversare senza morire. Guarda questo. Questo gira. Io non so dove vai, quello è il problema. Hai capito? Qua ti danno la precedenza a te. Ma che cazzo? Ma perché? Bel rumore. Raga, però guarda. No, bro, non posso andare a sinistra. Porco Diaz, raga. Bro, dove siamo finiti? Non lo so, fra. Ma è un locale notturno. E il Zanar. Ristorante italiano. E lounge bar. Bro, ci ha portato il vento, ma è perfetto. È perfetto, andiamo a mangiare. Andiamo, let's go. Raga, dopo le favelas, dove siamo finiti? A Luna Park, bro. Cos'è? Raga, è un ristorante fuori di testa, eh. Guarda che figo. No, bellissimo. Sembra tipo di lusso. È bellissimo. Ah, qui. Wait, bro, che figo. Bro, ma questo è tipo tipicissimo arabo. Guarda come mangiano. Vedi che è bassissimo. Ragazzi, ma c'è l'acqua qua. Wow. Guarda che roba, raga. Il mare è letteralmente incredibile. Cioè, teoricamente non si può scendere. Praticamente forse sì. Però anche c'è il cameriere che mi sta guardando da 3 ore. Io non so cosa fare. Vabbè, non ci proviamo comunque, raga. Io qui potrei finire tranquillamente in acqua, eh. Vovo tipo tranquillamentissimo. Ok. Raga, fighissimo. Bro, fighissima sta zona. No, raga, voi non avete capito, ma sta zona è fuori di testa, eh. Bro, sta zona è bellissima. Poi l'acqua è bassissima, lì ci sono tutti i coralli. No, ragazzi, è follissimo, cioè 10 lode veramente. C'è una bella pizza margherita. Raga, stiamo mangiando come gli arabi. Come gli arabi, raga, figata, eh. Cioè, è bellissimo, seduti a terra lì così. Come gli arabelli. Lezione di come ci si siede. No, raga, sul tavolo. Non riesco più di bro, così. ma c'è qualche problema. Allora, questo piede qui, mettilo oltre al palo. Ok, ora, spingi in giù le gambe. No, vabbè. No, ma Ripe. Vabbè, io rinunciamoci, capo. No, ragazzi, è assurdo. Ragazzi, io non so se lo sta facendo apposta, ma. Ma tu non sai incrociare le gambe. Dimmi che stai scherzando. L'unico normale sono io, questa è la dice lunga figa. Scusami, io sono direttamente. No, te non sai parlare ultimamente. Io sono steso direttamente, io sto dormendo. Guarda come sono messo. Cioè. Allora, allora, vieni qui. Mettiti così, come sono io. Ora, gambe così, aprile. Incrocia i piedi così. Ora metti il piede questo più in fondo, più così. Oh, ok, ora bravo. Questo lo sposti. E anche l'altro lo sposti però. Ma che cazzo? Ma spostali più avanti. No, zio, ma lui c'ha i legamenti che non sono fatti bene. C'ha dei legamenti però non fatti bene. Però me l'ha portato male. Questo a me mi appoggia sulla scarpa, vedi? A te ti appoggia qui. Attenzione un capo che si sta alterando, raga, si sta alterando. No, raga. Ma bro, come quella volta che mi sono dimenticato come ci si siede in questa scena. Comunque, a parte gli scherzi, raga, non mi arriva. Prossima lezione è come camminare. No, raga, a me non mi sta arrivando il. Cioè, io non mangio. Aspetta. In tutto questo, ragazzi, io non mangio, non mi sta arrivando l'hamburger. Signori, sono usciti 35. No, 41. Che ci ha scammato, perché, ragazzi. Raga, sono 35, 41. L'ha scritto perché vi lasciarmi shake. Questo riesco a fare qualsiasi esatto. cosa. Esatto. Facciamo una roba. Tu questo prezzo fai arrivare a 30. Offro io, ok? Se no, no. Era una bella sfida. Arrivare a 1000. Fra io lo faccio arrivare a 1000. A 1000 da 1230? Vabbè, lo faccio pure io. Lo faccio. Ah, no, ok. No, no, no. Non sono ancora fallo te. No, bro. Adesso no, lo fai. Allora, no. Io devo andare. Allora, 50, 200, 200 e altri 200. Sono 650. Se pagassi così, quanto mi dai? Bro, se tu riesci a tirare lo 650, sei il king della vacanza, frate. Se tu riesci a pagare con questi e basta, fra. Io te lo giuro, ti rioffro la cena a casa. Vado, ci provo. Ragazzi, nel complesso, qua mi hanno tanto insultato, non sei capace a contrattare altro. Quando in realtà, attenzione, perché il ferro da 38,50 euro l'ha tirata a 31,50. Quindi ho risparmiato 7 euro. Zio, guarda che è veramente tanto, è un quarto praticamente. Trovano uno sconto così in Italia. Tu sei sul tetto? Voglio anche pisciare un po'. Tu eri quello che doveva salire sul tetto?
Volevo anche pisciare. No, rispondi. Assurdo. E come cazzo faccio? Signori, qui? Oggi chiuderemo vediamo, il fuori per tutta la notte. No, vogliamo vedere come sei sul tetto, fra. Hai detto che sei sul tetto. Questa mi sa che è camera mia, No. No, 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 è la camera di Giorgio quella. Ma va. No, va, sì. È la camera tua. Quella qua. Ragazzi, voglio entro. Vai. Non voglio. Devo pisciare, cara. Dai. Raga, non riesco a salire. Cara. Aspetta, aveva ragione Ferro, quindi? Io non ho detto che sei andato a prendere la scala. Aveva ragione Ferro, quindi? No, bro, avrei detto... Devi dire che ha ragione Ferro. Le vuoi le chiavi? Sì. Quindi cosa aveva ragione? Ieri è stato. Cap, non puoi salire, è quasi impossibile. Ho passaggio con la macchina domani. Ok, non però ti ha ragione. Dagli le chiavi, per... dai, senti. Mannaggia lui, mannaggia. Giorno numero 3, è ora di far colazione, ma la vado a fare di fuori al sole. Non devo farla fuori, bro. Giorgio non deve vederlo. La tassina più resistente dell'universo, bro. Incredibile. Incredibile. Nothing. It's fine. We dropped the tazzina, but it's fine. Non sarebbe neanche niente male se non ci fossero i tipi con la moto zappa a 5 metri da me. Cosa stai mangiando? Cos'è sta roba? È una banana, fra. Bro, perché è verde? Verde, ma proprio verde. Ma, cioè, non giallina, verde, figa. Sì, raga, l'ho comprata io sta banana, ma non era per mangiarla, sicuramente era per infilarsela nel culo. Cazzo, ecco perché è così grossa. Non è parte gli scherzi, mangiala, vedi se muori. Allora. Tu sarai il nostro test. Cioè, ma vediamo se muori. Bro, tu sarai il nostro test, se non muori. Figa. È un po' dura. Dura. Allora, compro un pezzo di pane. Diciamo che l'apertura della banana non è molto facilitata nel atto pratico. Che scena brutta. Com'è? Bro, opinioni, parere tecnico. Sento che l'esperto sta per parlare. Sento che sta rubando tutta la mia umidità nella bocca. No, però ma... è meglio di quello che mi aspettavo. Oh, un applausino per la banana. La giornata non inizia al meglio per i tre amici bolognesi, perché non ci passano a prendere per andare a fare le attrazioni. Il posto dovrebbe essere questo, vedete, bello che è indicato sulla mappa. Qual è il nome di questo posto, te che lo sai? Si chiama Jokan 19B. Jokan 19B è il posto giusto, è quello sì. Che io ho mandato sulle mappe. Taxi? No. Ok, no. No, it's not that. Tutti i nomi, tutti i nomi qui sono Mohammed. Ma ci fermano come se fossimo delle prostitute. What's your name? Ti ho detto che si chiamano tutti mamme, tutti frate, tutti. Attenzione perché vedo quello che in lontananza potrebbe essere il nostro tassista. What's your name? Ahmad. Ti ha fatto pure i fari abbaglianti, sta arrivando, ve lo dico, ve lo dico, io fossi in voi mi sposterei proprio. What's your name, sorry? Mahmoud. You are the guy of submarine? No, 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 no. Oh, ecco, forse lui, non un altro dei 600 che appena messo. Ma è bello che sta cercando di spiegare qualcosa al taxi e non ha capito manco lui cosa gli vuole spiegare. Gli ha fatti andare via per disperazione. Mi dovete lasciare a parlare con il mio inglese da solo, perché io parlo un po' di program in italiano. Oh, questo lui. No, bro, dai, vabbè, che cazzo è sta baracca? Se mi porta questo, frate, prendo paura. Bro, è una domanda. Ma mi arrivano messaggi da Prayers. Mi fa ridere. Bro, gli arrivano messaggi in arabo, finché non si capisce niente. Ma sei tu in Egitto? Ho capito, ma, ma gli arriva tanti, messaggi da Prayers. Ma con la pubblicità. No, mi dicono, è l'ora di pregare. No, che di pregare, bro, ti dico solo che si è messo a pregare a un certo punto. Al quinto si è messo a pregare. Abbiamo fatto l'acquistone, bro. L'acquistone. La cassetta per 15 euro. Cosa è successo, ragazzi? Cioè, qualcuno ha prelevato e non vi ha dato i soldi veramente? Scusa, quanto è che avevi prelevato, sì? 35-40 euro. 40 euro? Ragazzi, non gliene va una giusta a sto povero uomo. Cheat. Dove vai? Cheat, in questo terzo giorno non succederà nulla. 40 euro scammati. Devo sparare a qualcuno. No! Hai rubato una macchina. Ah, vaffanculo, ma ho capito come si leva. Giusto della serie non sarebbe successo nulla stasera. E siamo appena usciti dal locale, tutto a posto. Assurdo, ma che cazzo. Allora, è iniziato bene, Benissimo, ma mi sono cagato addosso, raga, mi ha preso un colpo, ve lo giuro. Serata del terzo. Ma immaginatevi se questa non fosse stata la nostra auto. Appunto. Quello stermina, gli tira il coso di fuoco in faccia, lo stermina. Lo accende? A tipo non si fila. Oh cazzo, bravo, ti dico non guarda. Non guardare! Bro, non hai capito. Io fossi in testa sarei bello fermo. Spacca. Arriva, arriva.
Questa raga si sta cagando addosso. Guardalo, 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 guardalo. Cosa stai leggendo? Prima di tutto sono bello drippatino e poi c'ho il bel menù in arabo. Che obiettivamente, raga, non è male. Adesso mi sa che me lo traduco tutto con il traduttore. Una Heineken vale neanche un euro. La situazione sta degenerando, cioè stanno girando da veramente 20 minuti, ragazzi. Ma è assurdo. Cioè, ve lo giuro, io sono allibito. Gira, gira! Gira, gira, gira! Suba! Opla! Oh, sei durato poco, eh! More! Gira! Vecchia, è impossibile! Vai, bro, sei bellissima! Sei una fanciullina! Vai, bro! Oh, bellissimo! Thank you, bro! Ragazzi, sarebbe dovuto succedere prima o poi. Olio partito, motore pure. Zio sta fumando tutto qua. Devi spegnere la macchina e staccare le chiavi, da quello che so. Non si vede nel video, ma sta fumando, raga. Dai, raga, no, assurdo, che sfiga. No, bro, cioè, dai, la sera del dolce vita, no. Cosa, si è staccato il radiatore? Non c'è più acqua nel motore, non hai capito? Capitano, che messaggio ti è appena arrivato? Cosa hai preso, cap? No, bro, wait, aspetta. Cosa hai preso? How are you, my friend? You have two speeding tickets. The price of one ticket is $30. Sono $60 di multa. Ragazzi, noi abbiamo visto in questa vacanza due flash. Due flash mentre il capo andava ai 120. Allora, ragazzi, 120 circa. Allora, il tipo quando ci ha preso la macchina ha detto: mi raccomando, non superare i 60. Quante volte l'hai superato? Bro, quante volte non l'hai superato? No, bro, è impossibile. Non ho mai rispettato. Però abbiamo capito che quello lì è un autovelox. Sì. Quello lì è un autovelox, quindi piano. E l'abbiamo preso due volte. Sì, ma il bello è che, ragazzi, non l'ha preso ai 62. L'hai preso ai 120. L'ha preso ai 120. Però è sempre 30. Quindi puoi prendere anche 400. Però è sempre 30. Allora, ragazzi, sorto un problema. Cap potrebbe essersi dimenticato di togliere il portafoglio nel fare appunto sto skydiving, no? Come si chiamava? No, allora, no, che il portafoglio non ce l'avevo, sono sicuro. Qui non posso averlo perso. Ok, è macchina. È macchina. Se non dovesse esserci il portafoglio, raga, non si torna in Italia, si prolunga la vacanza. Raga. Sì! Trovato? Sì! Cazzo, non ci credo. Zio, dimmi chi ce le ha le chiavi, per favore. Raga, potremmo essere rimasti fuori veramente. No, te l'ho anche chiesto, ce le hai. No, raga, se è seria, sta cosa è gravissima. Ti vai fuori? Sì, se stai a sorridere. Ti vai fuori? Raga, dobbiamo andare a chiamare Giorgio, raga. No, no, fra, ora, giuramelo su tua madre che non è uno scherzo. Bisogna trovarle. Credo, Cristo Dio, bisogna trovarle. Ma questa ancora sta andando? No, raga, se non... Okay, il fatto è che è gravissimo. E io sono stato dietro, vero? Porco due. Benvenuti nel vlog 24 ore fuori da casa. Cioè, veramente, ragazzi, ci dobbiamo passare tutta la notte fuori. Capo, il momento devi salire. Cosa cazzo devo fare? Devi salire sulla casa. Sì, ma comunque le chiavi non ce l'abbiamo. No, raga, se le avete... No, non ditemi che le avete lasciate sul tavolo. Il divanetto, bro, probabile. Però sono quelle. Se ce le avevo in tasca, mi saranno cadute. Ce le ha. Che ridi? Fammi controllare il testo, ce l'hai. Che cavi di ferro, non no, fa ridere. No, perché so che vede che mi state prendendo per il culo. No, fa ridere questo. No, raga, porco. Situazione gravissima, allora, perché, ragazzi, questo... siamo qua bloccati d'obbligo. Cioè, non abbiamo una possibilità di entrare perché è chiusa tutta la casa. Si dovrebbe andare di sopra, ma, raga, non vi sto neanche a far vedere. È impossibile salire, ve lo assicuro. È veramente impossibile. Ah, è davvero difficile. Porco fra. Allora, Giorgio ci aveva detto una volta che ci aveva lasciato le chiavi qua da qualche parte. Davvero? Sì. L'autorigma dovrebbero essere qua, raga. Fra, è impossibile che mi regano. E se non mi regano, sono. Allora, un attimo, io direi, prima di salire, allora, metto giù questa e dopo torno e... Ma sto cazzo. Ok, allora, ora bisogna... Io ti ho fatto giù la sua. Aveva le dita incrociate dietro, zio. Sì, vabbè, le dita incrociate, sì. È la quinta casa di sera, però, che io mi ritrovo alle 4:30 di notte a mangiare i loacker in salotto perché non riesco a dormire, che ho 6 punture di zanzare. Ferro, vieni qui. No, fra, te fai serio, vieni qui. Guarda dove va un punto, fra. Bro, guarda.
No, zio, io no, ce l'ho, io ce l'ho sul collo. Guarda, guarda. Sì, vabbè, ok, ma... sì, vabbè, ok, un cavo. Uno, due, no, non so quanti dietro. Dietro l'orecchio, fra porco. E io non mi ricordo aprire. Noi non apriamo le finestre. Io pensavo fossero le 12, guardo solo le 4:40. L'inferno più totale. No, raga, ma non avete capito, io prendo un albergo. Mi sono toccato la quinta notte, così. Avete capito cosa che provo io tutte le notti? L'avete capito ora? Tutte le notti. Voi siete incazzati perché è la prima notte. Io sono 5 notti che vado avanti così. Che bruci sta casa di me. Stasera io ne ho ammazzate 3 o 4. Guarda che bestia ho ammazzato. Ma io mi sono addormentato sentendo te che saltavi. Veramente, io sono tipo... Tacca la mia, sono tipo... Allora, refe, fammi un favore. Io non mi voglio più alzare da qui, bro. Chiudimi la porta del bagno, fra. No, la tua, fra, che cazzo stai facendo, bro? Ma porco di...